Grazie di essere qui con me oggi. Di questo tag, se posso, se insomma gli farebbe piacere se lanciassi una nuova versione di questo tag, tipo trigger tag 2.0 con altri trigger, perché mi era piaciuto tantissimo vedere ogni persona che fa video ASMR farlo in modo diverso, con un audio diverso, con uno stile diverso, con modo di libro di cui avevo già letto qualcosa, che si chiama L'amore mi chiede di te, che insomma questo è rosso.
avete chiesto di riportare. Quindi eccola qui. L'oggetto è metallo e avevo questa. Però di questa non mi fa impazzire, quindi farò un po' di tapping su qualcosa che non riuscite a vedere. Perché è sotto di voi. Ed è il cavalletto. Thank you.
un sogno notturno o un sogno di vita. Questo punto l'avevo fatto anche l'altra volta, però diciamo che ogni anno un po' si cambia. E sicuramente i sogni notturni non me li ricordo, quindi non saprei proprio dirvene neanche uno. Sicuramente il sogno di vita si è un po' più semplificato, ma di certo un po' più importante e forse probabilmente anche molto più difficile da raggiungere. Sinceramente, per me le cose fondamentali nella vita sono due: essere amati e amare, ovviamente, e la salute. Chiedo solo due cose nella vita per essere felici. Tutte le altre cose fanno di contorno. Sicuramente mi piacerebbe viaggiare, mi piacerebbe avere un lavoro che mi stimola, che mi piace. Mi piacerebbe conoscere sempre persone nuove con cui mi posso confrontare, con cui posso avere dei bei rapporti e in cui posso costruire delle amicizie. Vorrei imparare a fare tante cose. Vorrei imparare a cucire, vorrei imparare a cucinare, vorrei imparare davvero tante cose. Vorrei andare a Pilates, però. La cosa veramente più importante, le due cose più importanti, e non so neanche quale scegliere di queste due, sono la salute e l'amore. Punto. Probabilmente fra le due, scegliere l'amore. Non ho mai visto una persona sola e felice. Mai. Più una persona amata, più è felice, ve lo assicuro. E più una persona riesce ad amare, più è felice. Il primo che ho scelto ce l'ho addosso, ovviamente. Ed è questa camicetta, che fa sì il tipico suono delle camicie.
rilassante di End Movements. Hey now, tipo il whispering. Siamo pronti? Sono dei cracker integrati.
Allora, magari vi faccio lo zoom. Qui abbiamo una stella con solo il contorno, con degli Swarovski ed è il pendente più grande. Qui abbiamo un'altra stella d'argento piatta. E da questa parte, stella. Abbiamo un'altra stellina, adesso girata, comunque con degli Swarovski. E altri due piccoli pendenti con degli Swarovskini. Uno di quei bellissimi regali per cui siete sinceramente, cioè sinceramente vi piace tantissimo il regalo, proprio dite che bello, però lo dite, cioè siete seri. Questo è stato uno di quei regali, è veramente, mi piace moltissimo e infatti le mie collane, cioè praticamente rappresentano anche un pochino la mia famiglia, adesso più mio zio, più mio nonno e sì, ci mancano i miei, però insomma tutti legati alla mia famiglia. E niente, mi piace veramente tanto, trovo che stia bene con l'altra collana e sono contenta di questo regalo. Poi, un portafortuna. Non è che non credi nella fortuna e nella sfortuna, però non credo che gli oggetti possano portare fortuna o sfortuna. Quindi vi voglio mostrare un oggetto che secondo me, no, che secondo me, a cui sono particolarmente affezionata e che considero più una mascotte di questo canale. Solo per registrare quando registro con questo microfono, perché non ho ancora i cavi per attaccarla allo Zoom H5. E ci sono affezionata perché l'ho preso più o meno nel periodo in cui ho anche deciso di mostrare il viso. E per me quel periodo è stato un po' un per il volume degli auricolari, quindi il volume con cui sento. Qui ci sono i tastini invece per c'entra
adesso sapete cosa succede. Esatto. Abbassiamo le luci. E ti do la buona notte. Soñito.